Perché gli occhiali? Perché oggi c'è domani. Che è successo? È stato TF vuoto. C'è senza lenti. Non l'avevi fatto? No. La compagnia dello svapo in questo nuovo video dove faremo vedere un dripper offerto dal nostro caro amico Tony Manero di American Svapo, e il dripper di cui parleremo oggi è il Flawless RDA. Perché l'ho detto in questa maniera molto yeah? E perché ho gli occhiali? Sei sembrando quello che fa le recensioni americano da fare. Oddio! Let's go, boys and girls! No, ok. Flawless RDA, praticamente è il diretto concorrente del Goon 24. Cioè, obiettivamente l'hanno copiato da questo, perché è uscito prima. Sì, in realtà praticamente questo è uscito prima del Goon 24. Vi faccio vedere all'interno le torrette e l'interno del deck. Sì, ma... perché non abbiamo fatto la morsing e non abbiamo fatto nemmeno la rigenerazione. Ottimo, fai vedere lo scatolino. È questa. Se mi arriva in questo scatolino. Lo stavo distruggendo, ok? Che cazzo ci dobbiamo fare dell'unboxing? Oh, è questa la scatola. Guardate! Vuoi sposarmi? Oh mio Dio! Sì! Lo voglio! Ok, quindi parliamo di questo atomizzatore, di questo dripper della Flawless. Ma perché ho gli occhiali? Non lo so. Aspetta, andiamo. No, non li protegge! Okay, quindi andiamo a vedere se vale la candela e vale anche il prezzo. Aspetta, che arriva. No, già è drippato. Già è drippato. Non rompere il cazzo, già è drippato. Io ho messo il bel tubato. Lascia stare che fai. Posso provarlo? Cosa posso che prima? Ma perché questo colore è gay? Perché Tony questo c'è. Vabbè, ma è carino, dai, è bellino. Vabbè, diciamolo, lo fanno in tutti i colori del mondo. Tipo Power Ranger. Perfetto. Puttana. Com'è? Ah però. Porca puttana. Porca schifo troia. È buono. No, gli annebbi le lenti degli occhiali. Non ce l'ha le lenti. Senza lenti e figlia. Allora, togliamo gli occhiali perché fa troppo professional. Come sa questo Flawless RDA? Tanto buono. Tanto buono. Sì. Allora, praticamente è una via di mezzo tra un Kennedy e un Goon. Ma non lo dobbiamo dire così, facciamo la rotazione. Proviamo tutti e tre e vediamo. Ma io non ce l'ho il Kennedy. Vabbè, ce l'ho io. Ma io non ce l'ho il Goon. Ma ce l'ho io. Aspetta, mi fai. Ma non ammazzare. Che cazzo stai drippando? È quello. No, ora te lo... va. Allora, dopo averlo provato attentamente, insieme anche ai suoi oppositori, posso dire con tranquillità. Che cazzo fai? Posso dire che è questo. Allora, praticamente, come ho detto prima, a bando alle ciripanciole, che questo qui si va ad assestare tra un Kennedy e un Goon. A livello strutturale è superiore a un Goon che sembra fatto di lamierino, ma non supera un Kennedy. Però secondo me è superiore al Goon. Ha la stessa cremosità del Kennedy. Allora, praticamente è anche molto meno arioso del Goon. Il Goon è molto aperto. Sì. Questo è più chiuso, molto simile. Più contrastato, è più simile al Kennedy. A quello di un Kennedy. Prezzo al pubblico intorno alle 120-125 euro. Hai quindi messe. Praticamente come un Kennedy. Ma non arriva alla qualità del Kennedy. Quindi se riuscite a trovarlo intorno ai 90... 95 euro, prendetelo però solo se avete già un Kennedy. Questo qua lo potete utilizzare come alternativa a un Kennedy, perché come
un goon che strizza occhio a un Kennedy, molto più chiuso, però è veramente buono ed è costruito benissimo, ragazzi. Prego sì. Tu lo sai che così ti vorranno scopare tutti. Un Ciprodix. Tranne io. Ci assomiglia all'infermiera di notte. No. Perché mi fai schifo in qualsiasi tua forma? Perché sei gay. Cioè, scusa, fammi fare una prova. Ah, te la devo dire affascinante. Affascicagocciole. Vediamo. Affascicagocciole. No, va bene. No, basta. No. Caro Tony Manero di American Svapo, che ci hai offerto questo coso. Che questo coso è veramente tanta è un coso che cosa. Allora, ragazzi, lo consigliamo sì, ma solo, come ho detto, se lo troviamo ad un prezzo accessibile, massimo 100 euro. Dopo c'è il Kennedy, ragazzi, il Kennedy non si batte. Quindi che cosa attualmente dire? Lo possiamo dire che il Kennedy è il re incontrastato dei dripper, per quanto ci riguarda. Sì, per il momento sì. Prego, si accomodi. Le prescrivo una. Questa però non si accende. Allora. Una scenica. Aspetta, vediamo se così si accende. Scusa, ma non facevi prima a fare. Ma con fumo! Scusa, ma non facevi prima a fare così. Vai. Visto? Ora è super bello, ora funziona. È aromatizzata. Allora, ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice verso l'alto, mentre invece se non vi è piaciuto andate come al solito a fanculo. Minchia, sono andato velocissimo questa roba. Ma no, non ho capito un cazzo nemmeno io. Rewind, aspetta. Mi raccomando, ragazzi, come al solito, aspetta, lasciate un pollice verso l'alto se il video vi è piaciuto, mentre invece se non vi è piaciuto andate come al solito a fanculo. Commentate, spolliciate come sempre. Perché l'hai velocizzato troppo. No. Se hai mandato l'ultima parte. No. Repeat, please. No, basta. Repeat, please. Come sempre. Ecco. Ok. Bellissimo, ci faremo sempre così. Va bene. Mi raccomando, la condivisione, ragazzi, perché come dico sempre, la condivisione ci permette di crescere, di farci regalare da Tony Manero tanti atomizzatori troppo fighi. E anche per questa sera alla compagnia dello Svapo è tutto, ci rivediamo alla prossima! O forse no, ciao Dario! Che intenzione hai? Lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una troia seria. Prego, 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 si può. Sì. Se prescrivo qualche medicina anche a lei. Ciao.